tutti. Allora, questo è un altro video swap. È swap brutto che freddo. E questo swap io l'ho fatto con Teresa. Teresa è una ragazza che ho conosciuto appunto in un gruppo di swap su Facebook. E io, diciamo, non vedevo l'ora che arrivasse il mio swap per appunto aprire il suo. E infatti ho ricevuto 28 minuti fa un messaggio appunto nel gruppo dicendomi che l'era arrivato e quindi io non sono adesso molto ansiosa perché appunto mi ha detto come hai fatto a resistere fino adesso, quindi io non chiacchierò più perché c'è inutile fare un video solo chiacchiere, chiacchieriamo semmai dopo e nemmeno perché sono ansiosa. Comunque quando sono ansiosa mi viene da parlare così tanto e niente, volevo dirvi. È inquadrata è in contrario. Allora, scusatemi, però rimediamo. Se vedete questi sticker inquietante, vi dico subito che io li ho messi perché appunto ci sono gli indirizzi e non vorrei, cioè per la privacy giustamente, per non fare vedere l'indirizzo, mi sono munita di forbici e già diciamo mi sono andata avanti con il lavoro di aprire questo pacco. Quindi adesso subito vi farò vedere tutti i regalini che ci sono dentro e che assieme a voi scarterò io. Quindi non so se si vede, penso se si vede qualcosa. Sì, si vede, perfetto. Ok. Io vi dico che li prendo a caso, non lo so. E non so, prendiamo questo. Allora, apriamo il primo regalino. Teresa, intanto anche ti ringrazio perché sinceramente hai avuto pazienza e sei stata anche troppo troppo gentile e dolce. Sento qualcosa di morbidoso. Oddio, che sa. Che bello! Dei guanti! Bello! Sono morbidosi, che bello! Non so se si vede, ok? Scusatemi la visuale, però purtroppo il telefono cioè non ce la facevo proprio a fare questo video. Che bello, di dolce! Grazie Teresa! Mi servivano a parte perché sinceramente non le avevo. Poi aprirò seguitamente questo che. Oddio, faccio un po' fatica a tirarli fuori. Oggi sono un po' impedita oggi, non lo so. Già parlo male di solito quando sono emozionata, felice, eccetera. Pure oggi ci mettono i pacchi che non vogliono uscire, quindi lo faccio con le forbici o non lo so. Ho paura di rompere qualcosa. Ah, qua c'è un pacco dentro di un altro pacco. Oddio, che bello! Cioè, guardate, non so se si vede qualcosa. Vabbè, vi lo farò vedere alla fine. Oh mio Dio! Oh mio Dio, siamo abbinati! La carta io non so, farò un chilo di carta qua, però vabbè non mi interessa. Giustamente, non mi interessa niente. Oggi sto cercando di non rompere niente. Oddio, che bello! Abbinata sono, c'ho già i guanti e c'ho una bellissima sciarpa. Guardate, bianca. Si vede? Si vede, oddio, miracolo, si vede qualcosa. Che bello! Io adoro, adoro proprio. Oddio, mi sto volando tutte cose qua. Ok, perfetto. E secondo, no, terzo, questo qui. Non so se si vede, dai, si vede. Apriamo, apriamo senza rompere niente perché io le forbici veramente non le userei tanto perché ho paura di rompere qualcosa. Oddio, che profumo! Allora. Buono. Ok, non lo voglio aprire adesso perché non lo farò adesso, giustamente. Però è il tè. No, aspetta. No, infuso, chiamiamolo infuso perché alla fine è tè, infuso, non lo so. Frutti misti. Si vede qualcosa? Ok, non lo so. Vabbè, io sinceramente vi dico, non l'ho mai assaggiato. Sarà buonissimo. Veramente ha azzeccato lei perché appunto aveva letto anche la mia scheda. Oggi proprio non so parlare e non mi ricordo le cose.
sto facendo macello e non lo so. Sono molto felice, l'ho detto già 30.000 volte, vabbè, avete capito. Poi c'è questo qui. Ok, scusatemi sempre il fatto che non mette a fuoco. E vabbè. Allora, io questo non lo voglio aprire con le forbici perché ho paura di rompere. Come sempre, oddio, già sono due, che bello. Allora, Teresa, già ti posso dire ti adoro, sinceramente. Allora, qua c'è il tè cube. Sì, ok, non so se l'ho letto bene, ma dice cube. Vaniglia, scorza d'arancia, tè nero. Wow, veramente io non l'ho mai visto nemmeno da nessuna parte. Allora, qua dice le bacche di vaniglia e le scorze d'arancia unite al tè nero conferiscono all'infuso una nota fruttata e ricca di profumi. Allora, io non so se voi avete assaggiato qualcuno di questi due, mi potete lasciare un commentino, anche se già io immagino che sarà buonissimo perché io la vaniglia l'adoro. Quindi, oddio, non si vede, adesso muoio. E io sinceramente già l'adoro, sinceramente questa ragazza già l'adoro. Poi c'è questo qui. Ok, lasciamo perdere, non li metto lì direttamente. Vedete poi la foto perché giustamente io lo sto facendo questo video da schifo. Mi dispiace, però dovrebbe essere un video bellissimo, però è bellissimo lo stesso. L'importante è l'intenzione, la voglia di fare le cose. Oddio! Allora, a qua a casa sto riempiendo tutto il pavimento di carta. Brava, May! Queste bellissime ballerine. No, non sono ballerine, che dici? Allora, ok, sono. Non mi viene la parola, cioè non mi viene la parola, ma sono bellissimi. Guardate, è il mio colore preferito. Bellissimo. Ti mando un bacio intanto. Poi per ultimo, no, quale per ultimo? C'è un altro ancora. C'è questo. Ok, io inquadrando di su invece doveva essere giù. Ok, c'è questo qui. E io apro delicatamente perché ho paura, come sempre, ho paura di rompere qualunque cosa. Wow, un esmalto, un esmalto della Max Factor, un bellissimo colore. Ok, qua non si vedrà niente, però io faccio questo video comunque. E oddio, per ultimo c'è questo blu, però cioè a me la cosa che mi preoccupa è sempre il fatto che non si vede niente, quindi ne dovrò o fare due video o non lo so, cioè io non sto capendo niente. Allora, Teresa, allora ti direi, io, allora, questo pensierino è per la mia piccolina. Ma io non so se aprirlo adesso o aprirlo quando ci sarà lei. Guardate. Io anche se non so che cosa sia, ma non lo vorrei aprire perché per lei poi rovino la carta. Oddio, non so che fare. Comunque non lo apro. Ti ringrazio lo stesso perché veramente sei stata molto carina nei miei confronti e io veramente ti ringrazio tanto. Sono stata molto molto felice appunto di fare questo swap con te perché ci ha dato, diciamo, un po' modo di conoscerci anche diciamo con il buongiorno, come stai, eccetera. E appunto perché l'idea degli swap appunto è conoscere anche le persone. Non so se hai visto che ho invadito il tavolo, ma non ti farò vedere cosa ho combinato a terra, cioè ho un chilo di carta a terra. E vabbè, sono cose che succedono. E io ti dico sinceramente grazie. Sono un po' emozionata, cioè non riesco nemmeno a parlare, oddio. E ti ringrazio tanto.
non mi faccio vedere oggi perché purtroppo oggi sono influenzata e quindi continuo a dire sono, diciamo, sono molto felice che ti sia piaciuto il mio. Wow, a me veramente sono senza parole col tuo, perché veramente hai azzeccato proprio. Soprattutto il fatto che io, diciamo, riguardo al tè, non avevo mai assaggiato queste cose, anche se ero un po' curiosa con quelle dei frutti misti, però non mi sono mai interessata ad assaggiarle. Video è sguabbur che freddo. Io sono felicissima perché, allora, praticamente questo è stato un swap che, diciamo, sono stata fortunata, cioè ho avuto la fortuna di fare questo swap con Teresa, che è stato il suo primissimo swap. Allora, se vedete per caso questi inquietanti sticker di Peppa, è semplicemente perché c'è l'indirizzo e quindi per privacy tappiamo, copiamo tutto. Allora, io premetto che ho già aperto questo swap e vi farò subito vedere che belle cosine c'erano qua dentro. Ok, mi è volato tutto nel frattempo. Cerchiamo di prendere tutto un attimino. Allora, innanzitutto mi ha regalato, ho ricevuto da lei questi bellissimi guanti bianchi che vi farò vedere adesso. Poi ho ricevuto da lei, però non la voglio aprire, allora, questa bellissima sciarpa bianca, sempre abbinata con i guanti, molto morbida, perché a parte i guanti sono anche morbido. Poi mi ha regalato, io prendo a caso, questo bellissimo smalto che non mette fuoco, oddio, ok, della Max Factor. Oddio, perché non mette a fuoco? Ok, non vuole mettere a fuoco. Allora, della Max Factor rosso e bellissimo, mini, non so dirlo, ok, avete capito. Poi mi ha regalato, io li becco a caso, allora, poi mi ha regalato questo tè cube, come dicevo prima, cube alla vaniglia e scorza di arancia. Come dicevo, poi mi ha regalato, che io premetto che questo nell'altro l'ho mai assaggiato, quindi sarò felice di assaggiarli. Poi mi ha mandato questo, che sarebbe un, diciamo, un infuso alla frutta mista, che dico sinceramente l'ho visto mille volte nel supermercato, non li ho mai presi perché, non lo so perché, ma non li ho mai presi. Adesso poi più tardi li assaggerò, farò un bel video assaggio secondo me. Allora, poi mi ha regalato queste bellissime, io non so come chiamarle, allora le ho chiamate in tanti modi, scusatemi, oggi, come l'ho detto in un altro video, non so parlare proprio, e quindi questo chiamiamole babucce, ok, se sapete come si chiama, anche te Teresa, se sai come si chiama, lasciami un commento. Io sono un po' stupida oggi perché sono troppo emozionata, quindi quando sono emozionata appunto non so, dico tante cretinate e nemmeno so parlare quando sono emozionata, quindi è il caso che sono emozionata. Allora, e per ultimo mi ha mandato questo bellissimo regalino che non ho aperto perché qua dice, ok, si legge appena, un piccolo pensiero per la tua bimba, quindi io preferisco che lo apra lei e che poi, non lo so, se le faccio un piccolo video e ve lo faccio vedere o lo aggiungo a questo video, cioè non lo so, poi vedrò cosa mi creo. Scusatemi, ma purtroppo avevo la memoria del telefonino piena. Allora, dicevo che dopo farò aprire questo pacchettino la mia bambina e le farò un mini video
e poi o lo monterò a questo video o ve lo farò a parte. Comunque Teresa, ti mando un bacione, ti ringrazio e sono felicissima che i regali ti siano piaciuti, quelli che ti ho mandato io. Un bacione e grazie a tutti per la visione, alla prossima, ciao! Ciao a tutti, ciao, lei è tutti. Zoe! Ciao a tutti, io mi chiamo Zoe! E questo te l'ho mandato, Teresa! Wow, questo è lindo! E certo, è tuo, amore! Per mammina, stai, apri! È appena arrivata dall'asilo, è verde, sembra un alieno. E lei cerca di aprire il pacchettino. Ti aiuto? No, perché sei grande ormai, certo. Io sono felice. Ah? Ok. Brava, amore. Sembri un alieno. Non lo apri? Ti ho detto prima che ti aiutavo, mi hai detto di no. È un regalo che ti ha mandato una ragazza chiamata Teresa. Che bello! Ti piace? Quanto è bello? Non adesso. No. Intanto mandale un bacio a Teresa e dile grazie. Grazie. E saluta tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao. No, ma a qua devi guardare. Guardami. Ciao a tutti! Ciao a tutti! No, cosa hai detto prima? Sei? Sei? Curiosa? Curiosa? No, che hai detto? Non mi pare fare il pappagallo! Cosa hai detto? Yes. Sono curiosa di aprire questo regalo! Aprire questo regalo! Così hai detto! Che carina, amore! Allora, vediamo cosa è, perché non l'ho fatto vedere. Guardate che carino! Per fare i braccialetti, mi sembra la collana. Ah sì, ci giocavo io da piccola. Ok, un attimo. Cioè mi invade i miei spazi, aiuto! E vi faccio vedere subito che carino. Ma aspetta un attimo! E si arrabbia, guardate, ok, e tu tieni, ok, già basta, non ti disturbo più. Uscia. Ci riesco. Vedi, prima ti arrabbi con me e poi dici non ci riesco. Pazienza. Ultimo saluto a tutti. Ultimo saluto di Buon Natale. Auguri di Buon Natale! E non vuoi? Sei così simpatica di solito. Di solito. Ecco, oggi è un po' così, ha voglia di aprirlo il suo regalo perché le è arrivato il suo regalo e quindi è contenta. No.